i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la Calcio Lecco, day by day, oggi è martedì 19 dicembre 2023. Eccoci qua, di ritorno dalla strada dal blu e il celeste, la passione di una vita che ieri sera, cosa vi avevo detto ieri, puntata da maneggiare con cura, perché insomma alla fine ormai vi conosciamo, sappiamo che dopo determinati momenti, sia in positivo che in negativo, comunque avete voglia di dire la vostra, di parlare, di raccontarci le vostre sensazioni, emozioni, le grandissime incazzature dopo il risultato negativo di questo fine settimana. Ovviamente mi riferisco a Lecco 2 Ternana 3, questo rimontone che con gli umbri ci costa tanto, tanto dal punto di vista mentale, perché è evidente che un risultato del genere non può, non potrà mai passare così inosservato. Vabbè, fin qui siamo tutti d'accordo, ma soprattutto ha il proprio peso a livello mentale, perché sai, non avendo una squadra composta prettamente da fenomeni, e fin qui penso che siamo tutti d'accordo, ci sono sempre dei sottili equilibri psicologici da preservare, da gestire, da coltivare, da proteggere, cosa che sicuramente adesso diventa un punto di domanda, perché il lunedì è stato di riflessione, io spero di sincero e concreto confronto tra le parti in causa, perché mi riferisco soprattutto alla gestione tecnica, e quando dico gestione tecnica non dico solo staff tecnico, dico tutta la catena decisionale, perché diciamo che comunque la giornata di ieri è stata tanto figlia di speculazioni, perché queste ci sono sempre nel calcio, praticamente sono un corpo, un sottoinsieme, anzi per meglio dire, del calcio, di speculazioni, discrezioni, di notizie, di comunque cose dette a mezz'aria che però diciamo hanno incontrato a nostro giudizio la verità, se poi confrontate con quello che effettivamente abbiamo visto sul campo. Io settimana scorsa ho detto una cosa che sinceramente mi sembra sia stata confermata poi dallo sviluppo dei fatti, ovvero dopo la sconfitta di Genova con la Sampdoria dissi proprio in un appuntamento di Diario 1912 che il mercato non avrebbe dovuto però condizionare le scelte di queste ultime gare. Troppo tempo, 300 minuti da giocare, troppa pesantezza in questi match e troppo veramente da perdere e troppo da guadagnare per guardare poi alle trattative di gennaio. Fatto sta che questa cosa, ripeto, mi sembrava tanto una sensazione, e direi che è una sensazione che si è assolutamente andata a rifocillare nel corso di questo fine settimana, perché evidentemente le scelte fatte nel corso di Lecco Ternana sono state precise, nette. Ieri abbiamo parlato, e ovviamente si è parlato per tutto il giorno anche sui social e via dicendo, del cambio di inizio secondo tempo tra Di Stefano e Agostinelli, e se però poi andiamo a guardarlo è un cambio che io vi spiego solo ed esclusivamente con un fattore, che è quello del minutaggio, perché voi sapete che in Serie B ci sono le liste, le tre liste, lista A, lista B, lista C, e più under 23 si fanno giocare, e più anche piccoli sono questi giocatori, più si incamera dalla Lega. Si spiega solo così, ragazzi, si spiega solo così, perché non c'è assolutissimamente nessun altro tipo di logica sull'inserimento di un giocatore trequartista puro, poca attitudine difensiva, pochissimo minutaggio, quasi rasante allo zero in un anno e mezzo di Serie B con tre squadre diverse, via dicendo, tutti elementi che per come la vedo io non avrebbero dovuto deporre a favore
di un suo ingresso in campo in un momento così delicato col gol della Ternana del 2-1, ancora veramente fresco nella testa e anche nell'umore dei blu celesti e anche dell'ambiente stesso. Insomma, c'era da mettere una diga in quel momento. Capisco che Di Stefano era ormai arrivato al limite, forse aveva anche superato, era cotto, comprensibilissimo, non giocava da un po', da titolare tantomeno, però le scelte da fare sarebbero potute essere molto diverse. Vi abbiamo ipotizzato Lemmens per l'Epore, però c'era questo straniero e se non vado errato nelle normative, quando si va a inserire uno straniero non c'è valorizzazione economica. In C era così, credo sia lo stesso discorso anche in Serie B, quindi soluzione magari scartata per questo. E d'altro canto c'erano altri tipi di scelte, l'inserimento di Galli davanti alla difesa, un centrocampo magari con Crociata spostato davanti, la soluzione che abbiamo visto, quindi assolutamente applicabile, e evidentemente Galli però è un over. D'altro canto ci sarebbe stato lo stesso Duccio del Innocenti, che invece all'anagrafe riporta anno di nascita 2003, quindi discorso pienamente compatibile anche con questa logica. Quindi per tradurlo sul campo dal punto di vista tattico, dell'Innocenti per Di Stefano, inserimento a centrocampo con lo spostamento di Crociata nel tridente offensivo, un tridente più coperto e via, c'è qualcosa che abbiamo veramente visto tante volte quest'anno. Invece si è andati verso questa scelta, verso il sacrificio, è questo che io non concepisco, perché ragazzi, noi siamo andati verso il sacrificio di un giovane che anche dal punto di vista tecnico ha delle qualità, perché se voi andate a vedere il percorso nelle giovanili della Fiorentina era un ottimo prospetto, che però obiettivamente non avrebbe dovuto essere mandato al macello, perché di questo si è trattato e ci sono grossissime responsabilità di tutta la filiera, perché io qui mi ostino a dirlo, non è una scelta partorita dallo staff tecnico, una scelta che a mio giudizio comunque ha un'incidenza più ampia, anche il direttore sportivo Domenico Fracchiolla tra i papà, trasmessa magari dal collaboratore Nenciarini a Melgrati, che sappiamo essere alla fine il destinatario, mentre Bonazzoli sappiamo benissimo essere di rappresentanza durante le partite. Dai, perché anche rispetto ai primi appuntamenti, diciamo dal derby in poi, non lo vediamo più in piedi in panchina, quindi insomma l'eco non si nasconde neanche più dietro le apparenze, ma mi sta anche bene, cioè obiettivamente che senso avrebbe dovuto avere continuare con una sorta di farsa? Sappiamo benissimo che prende le decisioni su quella panchina, e avrei preferito che poi insomma mister Malgrati venisse a spiegarcele, o chi per lui mandassero il direttore sportivo Fracchiola, ci andrebbe benissimo, però quest'anno non lo vediamo prendersi le sue responsabilità a fronte di telecamera. Insomma, il mercato, il problema di questo mercato è che poi però incide nell'umore, il mercato inciderà sempre nell'umore di una squadra, tanto più quando è giovane come la nostra, perché ci sono dei big, dei recenti big che direi sono stati ormai messi alla porta, e sfido chiunque a dirmi il contrario, perché Galli dopo l'ultima pausa per le nazionali è praticamente quasi andato nel dimenticatoio. Guardate il suo minutaggio, è crollato, prima era o un titolare o una prima alternativa, e adesso gli vengono preferiti i giovani proprio anche per il discorso del minutaggio. È qualcosa che con la maglia blu celeste hanno visto già accadere prima di lui, o lui l'anno scorso, comunque con l'esplosione di Zuccone e Girelli non sempre giocava titolare, prima di lui successe a Filippo Lora,
con Crasia e Masini, successe anche a Bolzoni e via dicendo, anche se quella di D'Agostino era una squadra che comunque il centrocampo era molto strutturata dal punto di vista over, che c'erano Bolzoni, Marotta, Foglia che poi si infortunò e lo stesso citato in precedenza Lora, dare il cambio, comunque fare da comprimario di buon livello. Quindi qualcosa che abbiamo già visto, qualcosa che sicuramente avrà il suo peso nelle scelte di mercato, perché a quanto mi risulta comunque per Galli ci sono delle proposte comunque di livello, fra il Pisalò, Triestina e Avellino sono le squadre che si sono interessate a lui, quindi una di Serie B e due con prospettiva di alta classifica di Serie C, quindi tutte sicuramente interessanti. Poi sarà anche a lui fare le valutazioni. Da quello che mi risulta, a Capitan Luca Giudice è stato detto di trovarsi una squadra, e adesso capite perché insomma non viene più tenuto in considerazione, ed è lo stesso discorso che abbiamo fatto settimana scorsa per Matteo Battistini. Però permettetemi di fare un punto su questa cosa, perché francamente ritengo abbastanza poco comprensibile che il miglior difensore del girone A di Serie C, uno dei migliori difensori della Serie C proprio in senso assoluto dello scorso anno, sia finito totalmente nel dimenticatoio, non possa ma praticamente neanche giocarsela con Bianconi, Celia e Marrone ovviamente per la maglia da titolare. Già Marrone fa fatica a trovare spazio con la Ternana, ha fatto un ottimo primo tempo, è sparito, forse è andato in difficoltà fisica perché non giocava da tempo, comunque una partita titolare dall'Ecco Parma. Guarda un po', lì subentrò proprio Battistini, subentrò veramente bene in marcatura su Charpentier. È questo che io faccio fatica a concepire. Io non credo onestamente a un discorso proprio prettamente di natura tecnico-tattica, perché noi abbiamo visto Battistini quest'anno nel periodo iniziale e punto, quando era mezzo infortunato giocava quasi per onore di firma, e guardate, al di là di qualche errore che comunque hanno commesso praticamente tutti in squadra, in alcune situazioni non fu nemmeno il peggiore. Ricordo a Modena una prestazione di livello, a Cosenza fu uno dei pochi a tentare di tenere in piedi la baracca, che comunque mi affondò perché non poteva succedere nulla di diverso, e via dicendo. E quindi è un discorso che francamente mi dà abbastanza noia, perché da quello che so mi raccontano di comunque un giocatore che si allena sempre bene, quindi professionale, professionista fino in fondo, che chiaramente a gennaio avrà la possibilità di andare via, perché comunque parliamo di un giocatore che per quanto riguarda almeno la Serie C di alto livello può fare gran comodo. E io veramente non mi ritrovo in questa scelta, raramente mi espongo per un giocatore specifico, però onestamente parliamo di quello che l'anno scorso era il nostro giocatore simbolo, e secondo me l'esultanza di Buso con il Bari quando ha fatto 80 metri di campo per andare a abbracciarlo deve assolutamente essere tenuta in considerazione, perché il mercato in questa fase rischia di aver comunque creato delle inimicizie verso chi sta ai piani dirigenziali, magari aver un pochino inquinato il rapporto con lo staff tecnico e aver creato, visto che i risultati comunque non sono straordinari, anche magari qualche invidia e inimicizia all'interno del gruppo. Purtroppo questo nel calcio succede, però credo, anzi sono fermamente convinto, che si potesse far di molto, ma molto molto meglio nella fase comunicativa di questi ultimi due mesi. Nel calcio sono un'eternità, figuratevi voi quando sono i due mesi che portano al calciomercato forse più importante dell'anno, perché è quello dal quale, da cui potrebbero, forse sicuramente passeranno, non lo so, ce lo dirà poi il finale di stagione, le nostre speranze di salvezza. Buona giornata a tutti, forza Lecco sempre.